Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi propongo i sofficissimi muffin mimosa con una farcia all'arancia dal gusto intenso e deciso. Per chi come me ama i sapori agrumati, questa è la ricetta giusta. Andiamo a vedere quindi gli ingredienti e il procedimento. In un pentolino versiamo 500 ml di succo d'arance spremute, 50 g di amido di mais che aggiungeremo un po' per volta e 150 g di zucchero. Vi consiglio di assaggiare e se preferite potete aggiungerne un po' di più. Portiamo sul fuoco e a fiamma media mescoliamo finché la farcia si addensi. Versiamo la farcia all'arancia all'interno di una sacca poche, il beccuccio non è indispensabile, dopodiché la trasferiremo in frigo fino al completo raffreddamento. Prepariamo i muffin. Ci serviranno 3 uova a temperatura ambiente, 180 g di zucchero semolato, una bustina di vanillina, la scorza grattugiata di un'arancia e cominciamo a montare tutto finché otterremo un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo il succo di mezza arancia, 130 g di yogurt greco e 80 ml di olio di girasole e lavoriamo per qualche minuto. E per ultimo setacciamo 125 g di farina 00, 100 g di amido di mais e una bustina di lievito per dolci. Amalgamiamo quindi il tutto. Prepariamo i pirottini di carta, i miei sono di 5 cm di diametro e 7 d'altezza e riempiamoli per 3 quarti. E quindi forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25 minuti, fate sempre la prova a stecchino. Quando i muffin si saranno intiepiditi, tagliamo la calotta e svuotiamo l'interno facendo attenzione di non andare troppo in profondità. Tagliamo in piccoli pezzi la parte interna che abbiamo tolto dai muffin. Mentre le calotte le possiamo mettere da parte e consumarle con la farcia all'arancia avanzata. Ho lavato ed asciugato nella carta assorbente le fragole e le vado ad inserire all'interno di ogni muffin. Copriamo quindi i muffin con la farcia all'arancia. Ed infine guarniamo con i pezzettini tagliati precedentemente, creando così i muffin mimosa. E se preferite cospargete con zucchero a velo. E dopo averli fatti raffreddare completamente, questi deliziosissimi dolcetti sono pronti per essere gustati. Morbidissimi e agrumati, come piace a me. Ed eccoli in tutta la loro bontà, super golosi, da provare. Vi ringrazio per la visione di questo video, amici. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao!